Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Mafia a Roma, Renzi commissaria il PD romano. Loris, riflettori sulla madre, smentita la sua versione. L'afroamericano soffocato, proteste e arresti a New York. Il giorno dopo la grande retata, Roma si sveglia stordita dall'impatto dell'inchiesta Mafia Capitale. In carcere per ora non ci sono politici, ma l'effetto del tornado giudiziario riguarda soprattutto i partiti. Il premier Matteo Renzi si è detto preoccupato per la situazione e ha annunciato il commissariamento del PD romano con Matteo Orfini. Nel frattempo a Regina Coeli vanno avanti gli interrogatori degli indagati. Investigatori al lavoro a Santa Croce Camerina per risolvere l'omicidio del piccolo Loris Stival, mentre un filmato fa scricchiolare la versione della mamma, che ha sempre sostenuto di aver lasciato il ragazzino davanti scuola. Dopo quella fatta ieri nell'abitazione della famiglia del piccolo, la polizia scientifica ha eseguito una perquisizione anche nella casa del cacciatore, che sabato scorso ha trovato il corpo senza vita del piccolo di 8 anni. L'uomo è iscritto nella lista degli indagati come atto dovuto. Proteste a New York dopo la decisione del Grand Jury di non incriminare il poliziotto che lo scorso luglio provocò la morte di Eric Garner, afroamericano di 43 anni, tenendolo stretto al collo durante l'arresto. La tensione è destinata a salire, diverse persone sono state arrestate. Le manifestazioni di New York si legano a quelle che da giorni vanno avanti a Ferguson per la morte del 18enne afroamericano ucciso da un agente che è stato scagionato. Al-Qaeda ha diffuso un video in cui minaccia di uccidere il fotoreporter americano Luke Somers, rapito a Sanaa nel settembre dello scorso anno, se non saranno soddisfatte le sue richieste. L'organizzazione terroristica accusa gli Stati Uniti di crimini contro il mondo islamico, sottolineando che le autorità di Washington sono al corrente delle richieste dei militanti jihadisti per liberare Somers. Tempo instabile sul nostro paese fino al weekend, quando una nuova perturbazione proveniente dalle regioni nord-orientali porterà il gelo sull'Italia. Nel fine settimana dell'Immacolata farà decisamente più freddo, con acquazzoni da nord a sud e neve in montagna e temperature tutte in calo. Empoli-Genova 2-0 nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia, partita divertente nonostante il terreno reso pesante dalla pioggia, ma forte turnover da parte di entrambe le squadre. A gennaio, negli ottavi, l'Empoli affronterà la Roma. Udinese e Cesena finisce invece 4-2, friulani promossi dunque agli ottavi, dove affronteranno il Napoli.